Albertino ho conosciuto che non avevo neanche 22 anni, e mi ho parlato per carità di andare da Nix, ma in Nixista mi ha fatto un altro video. E ho fatto un consigliere di zona, la detta Sempione, di ricordo, che è la zona del Tondello, alle ore di City Life, la zona della pace di Sempione, che Albertino ha saputo valorizzare con i suoi punti della città, e soprattutto la zona del Cardinale di Zelio, la fabbrica. A dire vero, io ero molto legato a questo caffè, ti ringrazio, per aver supportato l'entusiasmo della mia vita. Spero apprezzato, non credo molto, però... però 21 anni forse un po' super entusiasta. E comunque, un grande stimolo, grande, non sprecare l'occasione per provocare i giovani a cercare di sognare un mondo diverso con la fame, sinceramente. Sono contento che devo presenza qui, grazie. Credo però, al di là delle speranze giovanili che non sanno, quando devo iniziare questo, la domanda della Bosch al sviluppo di viene fuori perché Milano e perché il pensionario di Milano. Perché Milano, come ha detto Salvini, è quello che cade oggi a Milano, ci sarà domani in Italia. Quello che Milano deve fare completamente i conti con la sua vocazione di città francese, la sua realtà di sta come europea, no? Posto in carica. Però e la sua connotazione la casa si è costruita che è l'Italia. Ma è la Milano del Pilar Scala, quindi del piccolo, del tipico teatro, ma anche della Fondazione Prada, del Museo Armani, del Museo delle Culture, di Pacifico, che non si può, del Fuori Salone, della Moda, della Bocconi, del Politecnico, del Chieseri e delle sue eccellenze universitarie. Ma anche la Milano della Borsa, le sue aziende, oltre, e ora grazie a un decennio di buona amministrazione, soprattutto il suo premio Vera Bertini, che è la mia opinione chiaramente, e anche la città per il montano, della Trebelli, della centrale est, esterna, e viene per portare, ma è soprattutto la Milano delle Cupole della Danza, Piazza Gaia 20, del nuovo Skyline, Piazza del Cicapile, City Live, del Bosco Verticale e dei nuovi parchi urbani e della città perché è stata anche di esplodere, che non sarebbe mai stata perché senza l'incoraggiamento che è la città non sarebbe stato possibile. Ma anche la Milano, che dopo un profondo rinnovamento degli investimenti che si è potuto attirare, è la capitale moralità, nel momento in cui la vera capitale, Roma, sembra avere dei ricordi necessari. Ha un Milano, dicevo, di legge fondamentale, ha un cuore perché il senso civico dei suoi abitanti, quindi si può interessare per ogni assistere al mondo. Milano è il pensiero laico liberale, diciamo, sì, perché è la Milano dei mondi, dei verdi, delle carriere del sud giornale. Non è nato tutto colore, ma è anche la città locatale, la città anche che è stata abituata e dal pulso la svolta socialista di Craxi, ma anche di Spadolini, di Montanelli, di Basini, di Sterpa, di Osso di Sette, di Giulio Montale, viaggi di Montesanti. Ecco, e la Milano che si è soprattutto sempre ribellarsi allora ai talloni, ai stessi francesi, che adesso sono una parte dell'Italia, ma soprattutto quella che tu hai visto a fine degli anni 90, è la città che si è rialzata da Trentopoli con un voglio di andare anche oggi. Un po' come ha fatto qualcun altro a fine degli anni 70, quando la città era distrutta dalle bombe e gli altri del terrorismo che c'erano quegli anni. Per paragonare l'azione degli undici è quello. Proprio da destino, nel momento di formare una parte, ha diventato un simbolo della rinascita e soprattutto l'hai fatto, ha dato uno sguardo sul futuro. Proprio quell'iniziativa che un po' a Caffè ha voluto, quella di scambiare Toselli, si è domandato nell'epoca in cui la città non c'era ancora, guarda, non c'era ancora internet, e già si domandava come sarebbe mai la città con l'avvento di internet. E ha dedicato a un capitalismo che ancora non c'era, quello della conoscenza, della cultura, eccetera, un'area e di approfondimento, cercando di essere un po' universitari e di cogliere e verificare quelli che la rivedono. Quindi ha dato molto una idea a una rivista, tanto che ancora non c'era questo. Anche prima del 2000. Quindi, cosa vuol dire la politica con Albertini? È il coraggio di prevedere il futuro, di andare nel futuro e di permetterci di raggiungere tutti quanti.
quindi da questo modo noi abbiamo avuto questa presentazione anche per ricordare un tuo fan, il tuo grande amico, penso, non si chiama fan, si chiama Antonioli, che mi sembra che ogni sorto di quell'esperienza tu sia riuscito a poco qua, questo è il senso. Quindi ecco perché questa sede, ecco perché Gabriele Albertini, ecco perché Milano, e questo è il grande.